L'atmosfera del carnevale ha già invaso le strade di San Paolo e il Brasile si prepara a vivere un nuovo Gran Premio. Da decenni l'autodromo José Carlos Paz è un'icona per tutti gli appassionati dei motori e presto sarà teatro di una nuova battaglia tra piloti senza pari. Il tracciato di San Paolo è splendidamente progettato per mettere alla prova tanto le squadre quanto i piloti, con le chicane di media velocità, le salite e la sezione veloce dopo la Junção. Per domare questo tracciato, un assetto bilanciato è quello che serve. Questa gara potrebbe essere decisiva per il titolo e il paddock Ferrari è pronto a lottare per la vittoria. La Red Bull è in agguato, pronta a cogliere la vittoria. Non c'è nulla come un weekend di Formula 1. Torniamo a seguire l'attesissimo weekend di gara, giusto in tempo per l'inizio delle qualifiche. L'atmosfera inizia a farsi elettrica e nel paddock le aspettative sono in costante crescita. Concluse le prove libere, i piloti devono prendere le misure del circuito e puntare a un buon piazzamento sulla griglia. 20 vetture scendono in pista, tutte con la speranza di conquistare la pole. Tenetevi forte, inizia la Formula 1!
So that's it for the session. Ready to check? Ready to check, okay.
Oh, allarga troppo! Chi è che è andato largo? È il momento di darsi battaglia! È il giorno della gara! Prestazione di livello in qualifica per la Ferrari, che potrà sicuramente sfruttare il risultato a suo vantaggio durante la gara. Red Bull è stata semplicemente spettacolare durante le qualifiche. Vedremo se sarà in grado di ripetersi nella gara di oggi. Ah, c'è un sole magnifico sulla pista oggi. Le squadre e i piloti sono nelle condizioni ideali per dimostrare di che cosa sono capaci. Qui a San Paolo fare previsioni è davvero impossibile. Sui suoi temuti saliscendi può accadere di tutto.